Erano da poco trascorse le 19 di ieri sera, quando dalla collina di San Pantaleone, al confine tra Pagani e Nocera, si è levato un incendio di vaste dimensioni che si è protratto per alcune ore. L'allarme dato alle forze di polizia ha mosso immediatamente la macchina dei soccorsi, con la protezione civile e i papaciali di Pagani prontamente intervenuti. In fiamme la boscaglia che sovrasta la collina e quasi certamente la matrice è di origine dolosa. I volontari hanno lavorato per alcune ore in condizioni di estremo disagio, visto il calar della sera, che ha reso difficili le operazioni di spegnimento. Solo dopo alcune ore il grande lavoro svolto dai volontari della Papa Charlie ha avuto la meglio sulle lingue di fuoco, che qualche ora prima si erano alzate in una maniera spaventosa. Non è la prima volta che dalla zona interessata dall'incendio prende fuoco quest'anno. Già alcuni mesi fa, infatti, la zona era stata interessata da un incendio e anche allora, per fortuna, nessun danno a cose o a persone, ma solo tanto spavento e la vegetazione completamente distrutta. Ieri, intanto, anche le montagne di Sarno in fiamme, a Foce, è stata bruciata la montagna che sovrasta la zona dell'impianto di biogas. Le fiamme altissime, alimentate anche dalle forti raffiche di vento, hanno dato vita ad una colonna di fumo visibile a chilometri. Sul posto la Polizia Municipale e l'unità dei Vigili del Fuoco del distaccamento Nocerino, nonché quelli di Castellammare di Stabia, che hanno lavorato per ore per domare le fiamme e spegnere l'incendio, anche con l'ausilio di un Canadair che dall'alto ha dato una grossa mano allo spegnimento.